Ok ragazzi, nuovo video. Oggi vedremo volume versus intensità, due grandi metodi e filosofie dell'allenamento contrapposte. Cerchiamo di entrare nel vivo della questione e capire quale dei due scegliere e quali sono i pro e i contro di entrambi gli aspetti. Però prima di iniziare vi ricordo che è uscito Rhino Athletics, il nostro nuovo brand abbigliamento, che viene dato insieme a un programma di allenamento nuovo di 6 settimane, quindi vi invito ad andare a vedere, trovate tutti i link qua sotto in descrizione. Dateci un occhio perché è un progetto veramente molto molto ambizioso che abbiamo portato avanti, avete reagito benissimo, ci sono già tantissimi capi che sono in sold out, per cui per chi vuole affrettatevi perché tra poco probabilmente faremo il tutto esaurito. Quindi detto questo, andiamo nel video. Allora, volume e intensità, due scuole di allenamento diverse. Noi conosciamo tutti tanti atleti che provengono da entrambe le scuole, e questo è un primo punto molto importante. Ci sono grandi atleti che vengono da entrambe le scuole, e ci sono più degli atleti che sono un po' più volume guy e degli atleti che sono un po' più intensity guy, quindi atleti che preferiscono lavorare ad alto volume e atleti che invece preferiscono essere un po' più conservativi sul volume ma sparare l'intensità molto molto elevata. Sono due scuole di allenamento, due filosofie totalmente opposte che di nuovo hanno partorito tanti tanti campioni, quindi non c'è, partiamo subito col dire questo, un meglio o un peggio in termini assoluti, però c'è sicuramente un meglio o un peggio per voi singolarmente, come c'è anche per me, per tutti quanti. Quindi cerchiamo di capire come orientarsi in generale. Allora, prima di far questo entriamo nel vivo e parliamo del volume training, quindi è la forma in realtà dell'allenamento con cui è nato il bodybuilding, perché all'inizio molto semplicemente si pensava, ok, io sostanzialmente più mi alleno più cresco, ok, è abbastanza semplice come discorso, abbastanza intuitivo, quindi si cercava sempre di alzare l'asticella. Nella enciclopedia di Arnold del bodybuilding si diceva che faceva delle split upper lower proprio per aumentare la frequenza e il volume di allenamento, oppure la doppia split, quindi in bigiornaliera si allenava spesso. Erano tutte forme per aumentare il volume. In effetti è stato visto e sono state viste tante correlazioni tra il volume e l'ipertrofia, che però sono correlazioni che si basano su range bassi, nel senso che si è visto che rispetto a fare per esempio una o due serie di allenamento a settimana su quel distretto muscolare, farne un po' di più sicuramente portava migliori benefici ipertrofici, e anche grazie al cavolo, perché una o due serie sono tendenzialmente basse, e anche considerando che poche persone, soprattutto quelle che vengono presi per gli studi, sono in grado di esprimere una buona intensità nelle serie allenanti, quindi in tutti questi casi aumentare il volume è sicuramente logico, e questo è un punto su cui ritorneremo. Però generalmente il concetto di allenarsi ad alto volume è quello di mettere in primo piano nel nostro allenamento quello che è il volume, ossia voler raggiungere quelle che più o meno sono 20 serie allenanti per sessione per il distretto muscolare, in genere 20 serie allenanti a settimana, quindi molto spesso gli allenamenti high volume sono fatti in bro split, quindi alleno il petto, 26 serie allenanti di petto, alleno il dorso, 20 serie allenanti di dorso, alleno le gambe, 20 serie allenanti di gambe, alleno le braccia, per dire, 20 serie allenanti di braccia, alleno di nuovo le spalle, 20 serie di spalle eccetera. Molto spesso vengono fatte delle combinazioni, però questo non ci interessa. Il concetto è che viene messo al primo posto un certo volume. Il problema è che quando viene messo al primo posto il volume, l'intensità di allenamento diminuisce, perché logicamente se io devo fare 20 serie allenanti di gambe non posso pensare di fare 20 serie tirate alla morte. Però ci tengo a dire una cosa, quando, e questo mi ha fatto ridere perché ho visto l'altro giorno un'intervista fatta a Jay Cutler, che è sicuramente un volume guy, quindi uno, ecco, di questi esempi di atleti che si sono sempre allenati ad alto volume e che hanno risultati veramente eccezionali, e mi è stato chiesto, ma quindi tu allenandoti così ad alto volume ti alleni a cedimento, cioè ti alleni fino al failure? E lui ha detto, no, non mi alleno al cedimento. Poi soprattutto si ferma e fa, aspetta, che cosa intendi per cedimento? Perché quando io parlo di failure, io sostanzialmente parlo del, ok, ho 8 ripetizioni, cioè ho un 8 RM, faccio 8 ripetizioni, poi il compagno mi aiuta e faccio 37.000 forzate finché non scoppio sotto. E lui ha detto, no, il cedimento nel senso cedimento tecnico. Lui dice, no, sì, certo che arrivo al cedimento, perché se ho 8 ripetizioni con 8 RM, perché mi devo fermare prima? E in effetti questo è un punto molto importante. Quando si parla di bodybuilding ad alto livello, comunque quando si parla di bodybuilding come sport, il buffer è l'essere conservativi, quindi l'andare sotto il cedimento tecnico non è contemplato. Diciamo che la grande differenza è o arrivo al cedimento tecnico oppure vado al vero cedimento, esaurimento muscolare, ossia do tutto quel che ho, che appunto è una scuola che appartiene alla metodologia ad alta intensità. Comunque, quindi l'allenamento di volume ci porta a lavorare intensità più basse, però si parla sempre di un cedimento tecnico, quindi sto là, lavoro, semplicemente arrivo al cedimento tecnico, faccio le serie che devo fare e fine. Cerco di prendere anche poco recupero.
e via discorrendo. Il contro principale dell'allenarsi ad alto volume è che tendenzialmente c'è il rischio di iniziare a fare junk volume, ossia ho in fissa, ho in testa che devo fare tot serie allenanti, inavvertitamente pian piano inizio a dare sempre meno e le serie diventano volume spazzatura, ossia serie che non riescono a dare uno stimolo effettivo perché sono conservativo, perché sto pensando a tutte le altre serie che devo fare eccetera, e quindi faccio il cosiddetto va già volume. E sinceramente ragazzi ci siamo un po' passati tutti, ne sono sicuro, qualcuno di noi lo sta ancora vivendo, fasi di junk volume, però meno male l'abbiamo visto tutto questo periodo. E sicuramente è qualcosa di negativo perché è il worst case scenario, cioè lo scenario peggiore in cui possiamo ritrovarci, ossia diamo poco stimolo, però allo stesso tempo allenandoci ad alto volume andiamo a impattare negativamente su quelle che sono le nostre recovery capabilities, quindi poco stimolo, anche poco recupero muscolare. Questo va a tamponare o vattare tutti questi che sono tutti quelli che sono i nostri possibili processi di adattamento ipertrofici. Ora, questo per quanto riguarda l'allenamento ad alto volume. Passiamo invece all'alta intensità. L'alta intensità si basa su un mindset diverso, ossia io la prima cosa che voglio fare è preoccuparmi di portare ogni possibile singola serie all'esaurimento muscolare, ossia devo dare il 110% su ogni singola serie allenante. E poi in secondo luogo, logicamente io più volume faccio meglio è, ma deve essere il volume che concretamente posso fare, perché se faccio 3 serie di leg curl, poi faccio 2 serie di hack squat spinta alla morte con drop set eccetera, faccio 2 serie di pressa spinta alla morte eccetera, non è che posso mettermi poi a aggiungere un sacco di volume, aggiungere un sacco di esercizi. Mi sogno sicuramente di raggiungere le 20 serie allenanti di gambe, soprattutto se il mio concetto di allenante è questo. Quindi logicamente, ok, cercherò di fare più volume possibile, però a un certo punto il mio limite sarà abbastanza chiaro. Normalmente quando si parla di allenamento ad alta intensità per la singola sessione di allenamento sui distretti si parla più o meno di 9 fino a 12 serie allenanti e magari un po' di lavoro di pump finale su un altro distretto, magari distretti più piccoli, però più o meno il range è questo. Quindi per esempio 9 serie allenanti tra quadricipiti e femorali e poi un po' di polpacci adduttori, 9 serie allenanti di petto e poi magari un po' di spalle e tricipiti di pompaggio, ok? Questo è più o meno l'indice su cui possiamo basarci. Come detto, sono due stili contrapposti. Il contro principale dell'allenamento ad alta intensità è che c'è il rischio di bruciarsi troppo presto, ossia vado, inizio una sessione di gambe, devo fare 3 serie di leg curl, mi brucio subito, mi massacro sul leg curl e quando vado a fare l'hack squat già inizio ad avere qualche difficoltà, magari ho già avuto una botta neurale molto forte, quando vado a fare la pressa non ne ho veramente più. No, l'allenamento di alta intensità vuol dire portare e tenere un'intensità molto elevata, ma sapere anche distinguere, nel senso che nel corso della mia sessione devo sapere dove arrivare al cedimento tecnico concentrico e dove invece dare veramente tutto il gas che ho, tutto quello che ho nel mio tank in qualche modo. Quindi, e questo diciamo che è un qualcosa che appartiene un po' più all'avanzato, perché ci vuole un certo grado di esperienza per capire bene come muoversi. Ok, due metodologie che hanno due pro contro. Come scegliere e come orientarsi? Diciamo che generalmente dal mio punto di vista, quando siete intermedi, allora conviene lavorare sull'alto volume. Perché questo? Perché lo scopo dell'intermedio, quello che è il percorso migliore che un intermedio possa fare e quello che noi facciamo fare ai nostri atleti per farli crescere, arrivare ad essere avanzati e sfruttare il massimo di crescita in questa fase, è quella di spingersi sul volume a ogni mesociclo, però arrivare ad ogni mesociclo a spremersi di più nelle singole serie e quindi caricare meno di volume. Che cosa voglio dire? Inizio il mio primo mesociclo come intermedio, facciamo finta che ci sia una classificazione, un giorno X in cui io sono diventato intermedio, avrò la capacità di spingere, di creare effort pari a 5. Perfetto, spingo il volume e arrivo a volume qua. A questo punto che cosa succede? Miglioro, scarico, sovracompenso, miglioro la mia capacità di spremermi perché sto accumulando esperienza in sala e la mia capacità di creare effort diventa pari a 6. Perfetto, da che il volume era qua, al secondo mesociclo il volume che riesco a raggiungere è un po' meno. Perché? Perché mi spremo di più, quindi non posso arrivare troppo in là. Ok, perfetto, scarico, ancora più anzianità di allenamento, la mia capacità di esprimere effort è pari a 7, quindi il mio volume che raggiungo al terzo mesociclo è un po' più basso. Ovviamente sto semplificando, ragazzi, però il concetto è questo, che a ogni volta cerco di raggiungere il mio limite di volume e da che inizialmente magari faccio junk volume, faccio tanto volume perché non riesco a spremermi, eccetera, ogni anno, ogni volta andrà sempre meglio. A un certo punto mi renderò conto che più di tanto il mio volume non riuscirà ad aumentare. Perché? Perché ho raggiunto una capacità di generare e creare effort molto molto alta. Ok, questo è il miglior scenario possibile per l'intervento.
intermedio. Ora, nel momento in cui siamo avanzati, invece, arriveremo per l'appunto a avere tanta intimità con l'allenamento, a saper distinguere dove posso premere tanto sull'acceleratore per quanto riguarda l'intensità, dove invece devo stare un po' più tranquillo, e quello che andremo a fare è approcciarsi a una sessione, a un metodo di allenamento un po' più ad alta intensità. Ora, anche qua è molto soggettivo, perché quando siamo avanzati ci conosciamo anche meglio. Quindi quello che vi dico è che da una parte ci sono molti distretti che rispondono meglio a allenamenti ad alto volume, che sono in primis un po' in parte i distretti piccoli, perché sono distretti che rispondono molto bene, ne abbiamo parlato spesso, allo stress metabolico come meccanismo adattamento ipertrofico. Quindi lavorare un po' più ad alto volume con poco recupero, senza estrapolare troppe tecniche di intensità, può essere una buona soluzione. D'altro canto c'è un'altra tipologia di distretti che risponde molto meglio all'alto volume, che sono i distretti carenti. Perché questo? Perché molto spesso la carenza del distretto muscolare è accompagnata dalla nostra incapacità di attivarli a dovere, e questo soprattutto quando accumuliamo fatica. Quindi se io non riesco a sentire e percepire bene il dorso piuttosto che il petto, è inutile che metto 37 tecniche di intensità, dei drop set, o mi spingo ad alti gradi di effort e cedimento con delle forzate eccetera. Però quello che mi converrà fare è cercare di lavorare quanto più pulito possibile, quindi mi concentro sull'attivazione muscolare, porto la serie al cedimento tecnico e la finisce. Quindi riesco a lavorare in un range, per l'appunto, di lavoro dove la mia capacità di attivazione e di reclutamento del singolo distretto è massimizzata, e questo ovviamente mi permetterà di caricare un po' di più di volume, soprattutto considerando che, essendo un distretto carente, posso andare a diminuire un po' il resto dell'allenamento del volume sugli altri distretti che sono più avanti e concentrarmi e dedicare un po' più di energie a questo singolo distretto. Quindi nel caso dei distretti carenti, gli allenamenti ad alto volume tendono ad essere più efficaci e soprattutto più logici da inserire. Questo, ragazzi, è un po' tutto per quanto riguarda queste grandi diversità dell'allenamento ad alto volume e alta frequenza. Ovviamente nel momento in cui siamo avanzati sapremo muoverci bene, fare dei periodi di scarico, non bisogna essere fissati soltanto con un metodo, ma cercare anche di spaziare su stimoli diversi in base al periodo che stiate percorrendo. Però questi sono indici generali che potete sicuramente utilizzare. Ragazzi, vi ricordo di fare un salto su tutti i link che trovate qua sotto, soprattutto su Instagram, sul quale siamo particolarmente attivi, andate a buttare un occhio che aria tira di là. E detto questo, ci vediamo al prossimo video.